d'inverno per lo più sono aperti i weekend e le vacanze di Natale, anche con la neve ci riescono a fare alcuni percorsi, non tutti chiaramente, però insomma cerchiamo di dare un servizio annuale anche per chi viene sull'inverno che magari non fa l'estate. Chiaramente c'è l'estate, proprio agosto, eccetera. Lavoriamo molto bene anche con i meeting aziendali, le scuole, perché vengono con dei formatori, fanno un po' di aula dentro e poi utilizzano i percorsi per insomma, creare un po' di collaborazione. E anche come ristorante siamo aperti pranzo e cena, la cena su prenotazione chiaramente, perché per i cuochi, per i dipendenti bisogna organizzarsi, perché io ho anche due figli che adesso non ci sono, ma una di 5, una di 7, quindi devo stare dietro anche a loro, e sennò poi diventa un po' troppo impegnativo. Io sono qua dal 2002, quando hanno costruito questo parco, che è stato il primo parco avventura in Italia, è stato costruito dai francesi e dalle guide alpine di L'Aquila, ho lavorato per loro fino al 2005. Poi nel 2006 loro lo volevano vendere perché insomma interessava di più avere una vetrina in Italia per costruire parchi avventura, e così ho preso questo treno e nel 2006 abbiamo costruito la parrucola sull'Orrido. Nel 2008-2009 abbiamo aggiunto percorsi, perché prima ce n'erano solo 3, adesso sono 7. Più la carucola sull'Orrido. Ah, cosa sono questi percorsi? I percorsi sono tutti percorsi aerei sugli alberi, ce ne sono di diverse difficoltà, okay. Anche due facili questo. Per i bimbi, 3 intermedi e 2 difficili che bisogna avere almeno 14 anni. Ok, sono sempre la carrucola praticamente. Sì, carrucole, ponte tibetani, sono vari esercizi. Il ristorante invece c'è da 5 anni, è fatto in questa maniera perché sotto hanno trovato degli scavi, dei reperti archeologici, qua passava la vecchia strada romana che andava in Francia. Insomma, ho avuto un po' di problemi perché all'inizio hanno dovuto affondare, eccetera, poi abbiamo trovato questa soluzione che secondo me si sposa benissimo con il contesto del bosco, così loro un domani se volessero venire a continuare gli scavi lo possono fare. Come prossimo obiettivo vorrei fare delle casette sugli alberi per fare bed and breakfast. Oh, bello! Spero che riusci, mi sono andata un paio di anni. Sono pochissime, lo sono due in Italia. È la storia del parco avventura montano. Grazie mille. Dove sei di qua? Io sono di qua, sì, abito al Verran, che è un paesino qua sotto. Sono nata a Genova, sono mezza genovese, però vivo qua da quando ho un anno e mezzo. Sono fatta una vita naturalizzata nella natura, perché mia nonna va le mucche, eccetera, quindi in questo contesto sto proprio bene bene. Non potrei mai vivere in Genova. Ah, ti credo. Nel bosco. No, a livello energetico è da del giorno, c'è molta gente, ma poi la sera al mattino, puoi stare un po' tranquillo, ti carichi. Sì, sì. Bene, bene. Concordo. Concordi? Assolutamente. Bene. Mi fa piacere che hai la mia stessa filosofia. Sì.